Working on a Dream. E mentre il sole sale, 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 sale su, è che ci vuole male, male, male un uomo a bu. Ma che mi frega, a me mi passa che rimani tu. Sapessi come è casa mia, adesso che non ci sei più, vorrei quasi buttarmi via, tu porti il tuo cane giù. Vai sempre a Santa Maria, la piazza che ci dice addio. Russo canta sole mio, tu non sei il sole mio, il saldo menù che ci hanno fatto i filtri su come facevi tu. Magari è solo un déjà vu, un déjà vu, un déjà vu che ho avuto quella sera. E mentre il sole sale, 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 sale su, e a chi ci vuole male, male, male una macumba. Che mi frega, a me mi basta che rimani tu. E andavi fuori di testa, quella mezza tresca è tutto ciò che ci resta. E andavo fuori di testa, tuo numero in tasca è tutto ciò che mi resta, mi resta. Sagome delle montagne si abbracciano al cielo, troppo falso che non c'era niente di più vero. E pensavo di volare, ma un attimo e cadevo giù. Oggi il sole scioglie le suole di queste etro, ma hai lasciato appeso ad un discorso in sospeso. Non ti vedo da quel giorno, in quel fast food a Oviedo. Mentre il sole sale, 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 sale su, e a chi ci vuole male, male, male una macumba. Che mi frega, a me mi basta che rimani tu. E mentre il sole sale, 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 sale su, e a chi ci vuole male, male, male una macumba. Che mi frega, a me mi basta che rimani tu. Questa fine non ci sarà più uno star. E quando penso sia finita, eccola là che ricomincia. Quella te che ho conosciuto adesso manco t'assomiglia. Passa un battito di ciglia per un attimo di buio che ti sfoga la realtà. E mentre il sole sale, 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 sale su, e a chi ci vuole male, male, male una macumba. Che mi frega, a me mi basta che rimani tu. Pubblicità. Dal 1972 c'è una cooperativa con una lunga tradizione, custodita e valorizzata per realizzare un prodotto unico per gusto e qualità. Un'eccellenza dell'Irpinia, ma non solo, poiché cerniera di due tradizioni, la Campania e la Puglia, e da entrambe nasce il celebre caciocavallo podolico e quello irpino. La cooperativa agricola Molara punta sulla qualità dei prodotti, presenti nei più importanti ristoranti e gastronomie di qualità. La cooperativa agricola Molara è a Zungoli, alla via Toppo dell'Anno. Per info e contatti chiama il numero 0825 845 281. Visita il sito www.copmolara.it. Presenti anche su Facebook.
Melito Irpino, una realtà consolidata. Matullo Trattoria Pizzeria. Cucina casereccia, ingredienti e sapori antichi, pasta rigorosamente fatta a mano. Specialità carni locali, antipasti ricchi e curiosi, angolo braceria con ampio caminetto e spazi esterni. Pizzeria con forno a legna, dolci fatti in casa, locale per ricevimenti, possibilità compleanni bimbi con animazione, menù per intolleranze alimentari su richiesta, un indirizzo affidabile e di fiducia, dove varcata la soglia si è accolti da un simpatico staff che vi farà subito respirare un'aria familiare. Tradizione e familiarità sono i punti salienti di questo locale, dove tradizione è sinonimo di antichi piatti tramandati di generazione in generazione. Matullo Trattoria Pizzeria è in via Libertà 12 a Melito Irpino, Avellino. Per info e prenotazioni 0825 472019 oppure 368 6075 32. Chiusura il martedì. Qualità, ricercatezza delle materie prime, fantasia e attenzione al cliente hanno un solo nome: Sfizi di Carne. Una lunga tradizione che da anni porta sulle nostre tavole carni di prima scelta e golose pietanze che soddisfano anche i palati più esigenti ed annoiati. Per un pasto all'ultimo minuto o un piatto prelibato, la risposta è Sfizi di Carne. Il nuovo punto vendita lo trovi all'interno di Al Discount a Trevico, alla via Caprareccia 31. Ma puoi trovare Sfizi di Carne anche a San Nicola Baronia, alla via Vincenzo Leone, e a Carife, alla via Roma 133. Per info consulta la pagina Facebook o chiama il numero 339-848-5709. Sfizi di Carne, quando la qualità sposa la fantasia. Se cerchi il modo giusto per farti pubblicità, CRT Radio è la tua soluzione. Passaggi radiofonici, distribuzione social, spot video per web TV, intervista in azienda o in radio. Per la tua attività, quindi, scegli CRT Radio e TV. Il pacchetto giusto per te ti aspetta a partire da euro 150. Per tutte le info chiama i numeri 339 4560 657 o 380 311 5430. CRT, la tua vetrina sul web. Radio CRT, working on a dream. Radio CRT, working on a dream. Il programma è offerto da Studio Legale Guerriero. Lo studio legale dell'avvocato Augusto Guerriero opera in ambito civile, amministrativo e del diritto del lavoro. Effettua consulenza giudiziale e stragiudiziale a privati, imprese ed enti pubblici. Ha sede in Taurasi, Avellino, in Viale Risorgimento numero 1 e a Salerno, in Via Francesco Manzo numero 11. Telefono e fax 0827 74080. Mobile 347 4238 203. Azienda leader nel settore, Marra Trading SRL, si occupa della costruzione e commercializzazione di nastri trasportatori e impianti industriali completi, sia mobili che fissi, ricambi civili e industriali, vaglia vibranti, cassonetti ecologici, cassoni scarrabili di ogni dimensione e accessori per questi ultimi, produzione e rivestimento di rulli e di idrocicloni di ogni misura, commercializzazione di silos europei per materiali polverosi, effettua giunzione e riparazioni su tappeti in gomma e in PVC, produttore di accessori per bobine paracolpi in gomma per camion, stampaggio lamiere, taglio al plasma e laser, effettua verniciature per grandi aziende. Marra Trading SRL è in via San Pietro, zona industriale Asi, Cervinara, Avellino. Telefono 0824 844722. Sito web www.marratrading.com. Marra Trading, per costruire solide realtà. Se cerchi affidabilità, professionalità e cura del dettaglio per i tuoi serramenti, allora rivolgiti ad Infissi Beatrice. Per te crea serramenti in alluminio, PVC, legno, realizza porte, portoni, portoni blindati e garage, zanzariere, tende da sole ed arredo giardino. Scegli chi investe in nuove tecnologie e macchinari all'avanguardia per offrirti da sempre un prodotto accurato nel design e sicuro nel tempo.
affidati ad Infissi Beatrice. Visita il nuovo showroom a Mirabella e Clano, Avellino, in via Nazionale Passo. Oppure chiama per informazioni e preventivi il 338-396-0508. Lo trovi anche su Facebook. Infissi Beatrice, il giusto equilibrio tra esperienza ed innovazione da 30 anni al tuo servizio. Tutti in campana! Sta per cominciare culo e camicia! Non sono ammessi tabù né giri di parole. Sono bandite le censure e imperverserà il libero sfogo su calcio dilettantistico locale, lavoro, ma anche curiosità e attualità. Culo e camicia! Il programma più fastidioso del web! E ovviamente non può che condurlo Davide Iannuzzo, solo su CRT Radio! Ed eccoci, benvenuti e bentornati di nuovo a CRT Radio, alla voce sempre Davide Iannuzzo. Buon mercoledì 23 febbraio 2022. Oggi diciamo subito che non abbiamo né sindacato né lavoro né disoccupato, abbiamo palle, quindi oggi giochiamo a pallone. Io inizio a presentare i miei ospiti, inizio da chi caccia i soldi. Posso, quindi chi caccia i soldi. Buon benvenuto presidente Roberto Pascarella. Buonasera. Presidente dell'ASD Claudio Oliva Passo e Clano. Dirigente storico Sabino Spina. Buonasera. Mister, ti stai salvando perché stai vincendo il campionato. Benvenuto a CRT a Giovanni Coppola. Mister, buonasera. Da dove inizio? Da chi inizio, Sabino? Dal presidente. Presidente, io con te voglio toccare subito un argomento, poi andiamo sul calcio. Dimmi. Sul calcio giocato, quindi sulla cosa. Dimmi. Come fate ad essere una delle città che ha la maggior popolarità calcistica in Irpinia, però non avete il campo sportivo? Questa è una bella domanda. Questa dobbiamo se fare... ti avvicini un po' di più al microfono, così fare all'amministrazione, penso, a chi lo vogliamo fare. Non è una. Ma questa noi non ci deve, perché noi comunque quest'anno abbiamo fatto questa squadra qua, che in effetti è l'unica squadra che è stata fatta a Mirabella, che è una tradizione calcistica risaputa, diciamo. E abbiamo fatto questa squadra proprio presa all'ultimo momento per i capelli, di essere, lo so, abbiamo fatto una settimana questa squadra. Perché? Per i capelli loro. Per i capelli suoi, loro suoi. Ai miei non è te. E l'abbiamo fatto l'ultima settimana che c'era da presentare la squadra di iscrizione. E l'ho fatta pure con rabbia, perché sapevo in effetti che non si faceva la terza categoria, l'ho saputo in ritardo. E niente, per il resto è andato tutto bene, sta andando tutto bene. Ho fatto una fusione, diciamo, tra ragazzi del Passo e quelli di Mirabella, che campanilisticamente con il torneo regionale sono sempre stati rivali, nemici, sì, calcisticamente. Però poi quest'anno, siccome c'era da combattere proprio per questa situazione del campo, che abbiamo due campi sportivi comunque tra il campo del Passo, che fine ha fatto? Stanno le pecore di Don Basilio. Schissano le pecore di Don Basilio, le pecore di Don Basilio. Questa rimarrà nella storia di questa puntata. Quindi, quindi è andato pure quel campo là. Sì, quella Mirabella non c'è nemmeno l'erba, perché non esiste proprio più. Sabino, quali sono ad oggi, voi portate un nome che ricorda il grandissimo Claudio Oliva, molto presente su Al Passo come figura. Sono tre anni, se non è tre o quattro anni, togliendo pandemia, sono due anni giocati. Come sta andando questo progetto calcistico? Vabbè, giustamente come dicevi tu, è cominciato quattro anni fa con questo progetto insieme al presidente, qui ragazzi del Passo. Tutti i due campionati, lasciamo il 2020-2021 perché purtroppo la pandemia l'ha bloccato. Diciamo che l'ultimo campionato prima della pandemia stavate là, che stavate lottando. È stato sospeso, però per il Covid siamo arrivati secondo, siamo arrivati alla fine. Comunque è stato sospeso verso marzo, 3-4 giornate alla fine più o meno. Però comunque c'erano gli scontri diretti da giocare che non sono stati giocati, alla fine sono finiti così. Quest'anno, accordandomi al presidente, l'intenzione di farla non c'era, sinceramente, perché un pochettino la questione Covid, i ragazzi non erano tanto non si vedevano convinti.